Nel campionato di eccellenza, girone B, il Real Siracusa Belvedere ritorna dopo un mese e mezzo alla vittoria grazie a due prodezze di Ruiz e Miraglia. Il 2-0 finale legittima ampiamente il successo degli uomini di mister Angelo Galfano, che in chiave salvezza avevano l'assoluta necessità di incamerare i tre punti. Biancorossi e Retusei con un elastico 4-3-3. Cabina di regia affidata al capitano Pierpaolo Ruiz, risultato a fine gara il migliore fra i suoi. Il Real passa in vantaggio al minuto 37 del primo tempo, proprio con il suo numero 10, che dopo un veloce scambio con Iacono di sinistro lascia partire un forte e preciso fendente che insacca alla sinistra del portiere Teneo Palermo. I siracusani hanno il pallino del gioco per tutta la seconda frazione, ma il raddoppio arriva oltre il 90esimo e questa volta è Miraglia, dopo una ripartenza avviata da Sillà a far partire dai 20 metri un autentico missile che insacca sotto l'incrocio dei pali. Ma sai, sapevamo l'importanza della partita, era uno scontro diretto che valeva doppio, avevamo grande rispetto degli avversari, anche perché credo che il Pedara non meriti questa classifica, perché ho visto alcune partite, ho visto gli highlights, è una squadra che sta sempre in partita, è una squadra che attacca alto, una squadra che centrocampo attacco ci ha giocatori importanti, quindi sapevamo che era importante sbloccarla. Noi eravamo un po' tesi, sbagliavamo troppi passaggi facili e spesso sbagliavamo sempre l'ultimo passaggio, perché siamo entrati sia da destra che da sinistra e poi non riuscivamo magari a trovare l'uomo giusto per sbloccarla. Poi dopo che l'abbiamo sbloccata nel secondo tempo ho detto ai ragazzi che bisognava chiuderla perché non potevamo rischiare e abbiamo fatto 20 minuti, 25 minuti buoni, benissimo, abbiamo aggrediti proprio per cercare di chiuderla, però non siamo riusciti a chiuderla. E lì poi ci sono anche gli avversari, come dicevo prima, si giocavano le loro carte fino alla fine, infatti abbiamo anche rischiato. Io credo che la squadra bisogna solo fare i complimenti, perché visto l'importanza della partita hanno fatto una grande prestazione e se un appunto che posso fare credo che sia quello di averla chiusa troppo tardi. Sempre torneo di eccellenza, girone B, continua la risalita del Palazzolo che ha strapazzato per 6-0 l'Atletico Catania. La gara si è chiusa al 40esimo del primo tempo per manifesta inferiorità numerica dei padroni di casa rimasti sul campo dopo le uscite per infortunio di alcuni suoi uomini con appena 6 elementi. Il Rosolini invece deve arrendersi allo strapotere del Città di Sant'Agata, gara a cui si riferiscono le immagini soccombenti per 4-0. Troppo severo nel punteggio il divario fra le due squadre, considerando che i padroni di casa hanno capitalizzato al meglio gli errori difensivi dei calciatori di mister Orazio Trombatore.